Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e in questa nuova recensione sul canale. Nella recensione di oggi vi parlerò di un nuovo manga uscito settimana scorsa che io attendevo veramente tantissimo e vi sto parlando del volume autoconclusivo My Broken Mariko. My Broken Mariko è un manga josei ed è la prima opera in assoluto di Waka Hirako. Questa nuova autrice veramente promettente che ha creato un manga che io definirei letteralmente devastante. My Broken Mariko è davvero un ottimo manga e per essere una prima opera di un'autrice, questo manga è fatto molto ma molto bene. Una volta che avrete finito di leggere questo manga, vi lascerà con una tristezza assoluta, oltre che alle lacrime. La trama, posso riassumerla davvero in due parole, e parla dell'impiegata Shino che scopre alla TV che la sua migliore amica Mariko si è suicidata. Shino, sconvolta, cercherà di capire che cosa ha portato la sua amica a compiere questo gesto estremo. Questa è ovviamente solo la trama di My Broken Mariko, perché questa storia è molto di più di una semplice storia. È molto di più profondo, è molto di più sentito e solo, ed è anche molto di più di quello che potete immaginare da solo questa trama. I temi trattati, trattandosi di un manga josei, sono appunto molto delicati e infatti consiglio la lettura di My Broken Mariko ad un pubblico più adulto. Non è un manga adatto a tutti, in questo manga vengono trattati alcuni temi come il suicidio, la depressione, la solitudine. Tramite il personaggio di Mariko e con la sua backstory viene approfondito il tema della violenza fisica, dell'abuso e del maltrattamento e come tutte queste cose hanno portato a distruggere la ragazza sia sul piano mentale che fisico. Mentre con l'altro personaggio protagonista di questo manga che è Shino, viene analizzato invece il suo deterioramento psicologico dovuto appunto alla morte della sua migliore amica. E con questo personaggio io ho provato veramente sulla mia pelle tutto il dolore, la sua disperazione e la crisi interiore che ha avuto. E secondo me l'autrice è veramente bravissima a fare empatizzare il lettore con il suo personaggio. Fidatevi perché non era una cosa facile, anche perché le pagine di questo volume sono poche a disposizione, quindi era una cosa piuttosto difficile. Alcuni momenti, alcune scene sono intensamente dolorose in questo manga, che ti restano impresse per davvero, come ogni volta che Mariko subisce una violenza e ha un livido sulla faccia, o scene in cui la stessa Mariko si taglia i polsi, o momenti in cui Mariko dice mi succede sempre qualcosa di brutto. E il lettore qui deve affrontare che nessuno l'ha aiutata per davvero. Questa è in assoluto la cosa che fa più riflettere di questo manga, perché queste sono delle cose estremamente reali che potrebbero succedere nella vita di tutti i giorni. E una parte di me, mentre stavo leggendo My Broken Mariko, voleva che qualcuno fosse intervenuto per aiutare la ragazza. Anche il tema dell'amicizia è molto importante in My Broken Mariko e anche questo è sviluppato veramente benissimo. Non vi posso dire molto sulla loro amicizia perché sarebbe troppo spoiler, però vi faccio vedere questa tavola che secondo me è la più bella del manga ed è anche la più emozionante del manga, che riassume alla perfezione di quanto fosse profondo il loro rapporto e raffigura appunto le ceneri di Mariko come se stessa al liceo, cullata nell'abbraccio sicuro di Shino. Questa scena vi fa capire quanto fosse importante il loro legame e la loro caratterizzazione, trattandosi di un volume autoconclusivo, devo dire che mi ha soddisfatto a pieno. Magari avrei voluto alcuni approfondimenti in più, soprattutto su Mariko, ma anche sul passato di Shino, però comunque ci sta perché questa storia, secondo me, era stata pensata proprio per essere riassunta in un volume autoconclusivo. Altre cose che mi sono piaciute di My Broken Mariko, oltre al finale che è meraviglioso e pieno di speranza, sono il tipo di narrazione abbastanza innovativo, ma anche i disegni. Come avete visto prima dai disegni che vi ho mostrato, a me questi disegni sono piaciuti tantissimo. Finalmente è uno stile abbastanza diverso e anche particolare, e soprattutto l'autrice è stata bravissima a spaziare e sperimentare in questo volume. Infatti non sembra neanche una mangaka agli esordi ed è riuscita a dare un tono cupo da non sottovalutare. Alcune tavole, come vedete anche da questa, sono molto affascinanti. Sarei molto curioso di leggere un'altra sua opera, ma in conclusione vi posso dire che My Broken Mariko è un manga da prendere assolutamente. È un manga che secondo me riesce a toccarti in qualche modo
Il cuore, e come opera d'esordio, merita tantissimo. E soprattutto, dopo aver finito di leggere questo manga, non lo scorderete così tanto facilmente. Quindi per questa recensione è tutto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, commenta se anche tu hai preso My Broken Mariko e fammi sapere che cosa ne pensi, o se magari ti ho incuriosito con questa recensione e lo prenderai anche tu. E iscriviti anche al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.